круто immagine è un'inquadratura del ventaglio e le battute sono due battute della, contenute nella commedia di Oscar Wilde che pronuncia Lady windmore o, o come dirsi voglia, che è un po' la figura dell'ingenua, dell'innocente in qualche modo. Eh, consideriamo stasera il primo film sonoro. Di Lubisch e il ventaglio è sicuramente nel nell'Ubisch America. Il sesto film muto che fa in America Lubisch ed è sicuramente il più rilevante, un capolavoro di fatto, anche se questa parola dovremmo usarla con molta modestia. E questi due film abbinati ci permettono di cogliere proprio. La grandezza di Lubish, la sua capacità intanto di muoversi dal muto al sonoro, il principe consorte, o nell'originale lo, lo uh, Parade. Quale considerazione? Dobbiamo fare qualche considerazione preliminare sul passaggio dal, son dal muto al sonoro. L'avvento del sonoro, ufficialmente sapete che la data è 1927. Il cantante di jazz, che è la storia di un ragazzo ebreo che dovrebbe cantare in sinagoga, in realtà si oppone al padre. Finisce per passare al cinema e interpreta eh, un cantante di jazz, ovviamente un cantante di jazz di colore, e molti hanno fatto questa considerazione. Il passaggio dalla condizione ebraica alla condizione nera come due figure dell'emarginazione in qualche modo intime sicuramente continue e vedono in questo film un po' il riscatto di minoranze oppresse di minoranze emarginate va detto che eh, prima di eh, Cantante di jazz si erano già fatti esperimenti col sonoro e pensate, nel 1906 abbiamo questo francese che addirittura riesce a incidere il sonoro sulla pellicola. Cosa che verrà fatta intorno agli anni 30, cioè molto più avanti. E ugualmente, nel 1914, un operatore di Messina si chiamava. Giovanni Rappazzo era arrivato a perfezionare ancora di più il sistema del sonoro. Un brevetto che poi gli fu rubato: un po' quello che è accaduto a Meucci col telefono. Questo per dirvi che soltanto nel 25 però c'è un primo esperimento che fa la Warner Bros. Eh, con un sistema che si chiama VitaPhone, dove però il sonoro. Eh, viene registrato non su pellicola, ma viene registrato, registrato su disco che poi va sincrono. Va subito detto che il passaggio dal muto al sonoro non trova almeno nei grandissimi, penso a Chaplin, penso a Buster Keaton, non trova grandi fautori. Keaton di fatto col cinema sonoro scomparirà, farà piccole cose di pochissimo rilievo, e Chaplin lo sapete: soltanto col grande dittatore farà il vero e proprio esordio. Quindi, siamo negli anni 40, il primo vero esordio nel sonoro. In quanto in tempi moderni del 36 parlano solo le macchine, solo le macchine hanno, hanno voce. Ci fu un'opposizione anche da parte degli uomini di teatro, addirittura in Italia Pirandello eh, visse una specie di trauma pensava che il cinema sonoro avrebbe in qualche modo strozzato, strangolato il teatro, rendendolo molto meno accessibile e sicuramente meno popolare, facendone un po' un linguaggio di elite eh, legato in maniera estremamente confidenziale con la letteratura. Resta il dato di fatto che il passaggio, pensate, dal muto al sonoro moltiplica per 400 gli incassi delle Maior americane, cioè le grandi produzioni americane eh, hanno una vittoria finanziaria assolutamente strepitosa. E va anche detto che all'inizio il passaggio dal muto al sonoro fu piuttosto ingenuo. I primi film sonori furono sostanzialmente dei musical. Pensate che il, canta il celebratissimo cantante di jazz, eh, in realtà ha sonorizzate soltanto nove canzoni e un minuto, un minuto e mezzo di battute, di dialogo. Quindi si tratta di un passaggio molto prudente o molto modesto, ma che ebbe una. fu il fin dell'anno che ottenne i maggiori incassi forse solo per la curiosità che muoveva il nuovo sistema. E anche i primi film sonori, stiamo parlando degli anni 30, sostanzialmente sono riviste, cioè sono un collage di canzoni preesistenti, nemmeno scritte appositamente per il cinema, che venivano messe insieme un po' a casaccio, in una specie di, di antologie si capì proprio attraverso uh, l'impaccio che questi film avevano che eh, il sonoro e in particolare il musical che è il genere di esordio del cinema sonoro aveva necessariamente bisogno di una fusione più armoniosa più, più corretta di forma e di contenuto cioè non si poteva abbandonare la narrazione che era la vera anima del cinema muto. Già altre volte mi è capitato di dire che il cinema eredita il, la grande narrativa dell'Ottocento. Non a caso, uno dei, degli invisibili padri della narrazione cinematografica è Dickens. Chaplin arriva in America e porta in America l'eredità della letteratura inglese e in particolare l'eredità di Dickens. Cioè il cinema ha ereditato quella che possiamo chiamare la narrazione popolare, se non i grandi capolavori del, dell'Ottocento. E quindi c'era questa necessità di legare in maniera più, più forte forma e contenuto, cioè di dare al sonoro subito un'anima narrativa. E questa operazione di fatto la fa il principe consorte che analizziamo questa sera, che è il primo musical narrativo. Questo fa sì che noi dobbiamo considerare Lubisch anche il pioniere del cinema sonoro, ma sicuramente il pioniere del musical cinematografico moderno. E devo dirvi che è notevole, per me è sorprendente, il modo in cui Lubisch riesce a maneggiare immediatamente il mezzo sonoro. Certo, ottimizza al massimo le capacità canterine nel principe consorte dei suoi due protagonisti. È anche fortunato, prende uno chansonnier francese, Maurice Chevalier, che ormai ha una sua fama. Nel mondo dello spettacolo, e scopre eh, la Jean, Jeanet, i due poi faranno assieme altri tre film di Lubitsch e lei avrà in particolare una grande fortuna nel genere, nel genere musicale. E eh, Lubish riesce a orchestrarli dentro il film. Nessuno dei due separato riuscirà ad avere la stessa armonia, la stessa fusione. Ma anche lo stesso incanto. Tenete conto che Il principe consorte è un'opera minore di Lubis, però è un'opera minore che ha una sua perfezione, che riesce a convincere. Guardate, che è un film anomalo nella filmografia di Lubitsch. Noi abbiamo visto che la, film la filmografia di Lubitsch è prevalentemente una filmografia al femminile. Dove la donna ha quasi un ruolo di regia dentro la costruzione della narrazione, dentro la costruzione del racconto. Pensate ai due, ai due grandi film, Partita 4, eh, Guai in Paradiso, dove il personaggio femminile è veramente il motore della vicenda. Invece, eccezionalmente. Nel Principe Consorte si è detto un film maschilista. Tenete conto che potremmo considerarlo, almeno nel finale, che è un po' la parte più stiracchiata del film, quella tirata proprio per i capelli, è una variazione della bisbetica domata di Shakespeare. Il vero è che nel cinema muto Shakespeare aveva ispirato moltissimi soggetti, moltissime sceneggiature. Nel bel film di Bogdanovic, eh, Nickelodeon, l'italiano eh, Vecchia America, che racconta gli esordi, gli anni 10, eh, di fatto la nascita di Hollywood, lo, il protagonista che diventa uno sceneggiatore, eh, vive con questa bambina che gli regala tutte le idee, è la sua vera soggettista. E in un momento di conflitto fra i due eh, lei viene accusata di rubare le idee a Shakespeare. E sicuramente, nel principe consorte, eh, la scia almeno della bisbetica domata esce fuori, creando insolitamente. Ma devo dirvi che Lubis era più preoccupato proprio di governare il passaggio dal muto al sonoro piuttosto che dei contenuti della storia. Anche questa volta, tra l'altro, all'origine c'è un testo teatrale che lui no, non modifica sostanzialmente come ha fatto in tutti gli altri casi, ma tiene a. Guardando il film, noi siamo veramente colpiti dalla maestria e dall'intelligenza di Lubis, sia nella capacità di governare l'efficacia, abbiamo detto. E la musicalità dei dialoghi, sia sulla pregnanza estremamente significativa dei momenti di silenzio. Lubici capisce subito che il passaggio dal muto al sonoro, certo può esaltare la musica, può esaltare le canzoni, e deve prestare molta attenzione ai dialoghi, e noi abbiamo visto che cura c'è nel cinema di Lubis. Dei dialoghi, ma col cinema sonoro assume una grande rilevanza e un grande potere di significazione proprio il silenzio. E il modo con cui, eh, nel film, lui eh, giostra, non sono tantissimi, sono, sono rari i momenti di silenzio, ma il modo con cui li governa è quasi commovente, sicuramente geniale. E certo nel film vediamo anche i suoi procedimenti più consueti, l'uso del fuoricampo, dei sottintesi, degli ammiccamenti, quelle prerogative che ormai noi conosciamo e che insieme hanno costituito quello che abbiamo chiamato, che tutti chiamano il tocco di Lubisce. E questo avviene anche se nel caso del principe consorte alla radice c'è una sceneggiatura... Poco funzionale, poco articolata, c'era solo la preoccupazione di comporre immagine e suono. Resta l'efficacia, la musicalità, abbiamo detto, la pregnanza dei movimenti di silenzio e insieme pregevolissimi già i fuoricampo, i sottintesi, gli ammicamenti. La trama del film è veramente esile, no? Questo lo vediamo, come vi dicevo, soprattutto nel finale. Però la messa in scena è il governo della messa in scena, cioè il governo la traduzione della scenografia, della messa in scena in inquadratura. E noi vediamo quanto Lubitsch sia abilissimo a gestire gli spazi, non solo quelli offerti dalla scenografia, ma li gestisce anche raccontando quello che non si vede. Cioè, una specie di, di coro greco. Pensate alla sequenza della prima cena, eh, Louise e Alfred si sono incontrati e lei lo invita alla sera a cena. Ecco, pensa, pensate alla sequenza che racconta la prima cena, che di fatto non viene rappresentata, ma viene proprio descritta attraverso i commenti delle dame di corte, dei ministri e soprattutto di Jacques. Jacques è il cameriere francese di Alfred. Sicuramente Lubisch, eh, nel lavorare su questo personaggio che è già presente nel testo teatrale, ha pensato a Mozart, ha pensato al, al leporello di Don Giovanni, ha pensato al figaro delle nozze di Figaro. E ha proprio indirizzato l'attore verso le stesse movenze, che diventano musicali nel momento in cui le, le vediamo. E accanto a, ad Alfred, ovviamente, la cameriera Lulu. Possiamo dire che questi due costituiscono la versione basso-mimetica della coppia aristocratica, della regina e del principe consorte. Questo è un procedimento, quello di raccontare in parallelo i due mondi, il mondo alto e il mondo basso, che troveremo in Berman, per esempio i sorrisi di una notte d'estate, ma anche nei film più gravi, più importanti di Berman, spesso abbiamo visto i due mondi, penso al volto per esempio, e l'importanza che ha il mondo delle cucine, il mondo dei servi. Ecco questa contrapposizione che poi in realtà è un legame, l'accogliamo molto bene anche eh, nel Principe Consorte. Dove ci sono certo 13 canzoni, e alcune di grande effetto. Pensate alla a Maurice Chevalier che canta L'addio a Parigi, no? dedicandolo alle bellezze parigine. E subito dopo, quasi in coda, c'è la canzone di Jacques, appunto, del, del servo, che invece canta le bellezze della servitù per scivolare ancora più in basso nei mugoli del cane di casa a tutte le cagnette del quartiere, e ne nasce una specie di straordinario addio a Parigi. Pensate per esempio a come è orchestrato il sonoro nella prima notte dei due, quella punteggiata dai colpi di cannone. E pensate cosa riesce a fare Lubisch sui colpi di cannone, chiaramente allusivi del rapporto sessuale, ma insieme disturbanti. Alfred chiede addirittura di, di far smettere di, di, di far cessare i colpi di cannone. Quasi. Lui ha un'estetica, no? il personaggio di Alfred, come il personaggio di Danilo nella Vedova Allegra, ha un'estetica un erotica, eh, cerca una finezza dentro l'erotismo e i colpi, i colpi di cannone, il sonoro appunto. Bisogna avvertirle queste cose: diventano eh, perturbanti rispetto a quella che è l'estetica erotica del personaggio. Tutto il sonoro è usato nel film con fluidità, in maniera scorrevole, ma addirittura entra dentro anche nella costruzione del gag, della situazione comica. E non ha tanta importanza se le melodie ci sembrano un po' zuccherose, anche se sono sempre orchestrate in maniera sapiente. Certo, adesso Lubitsch può anche lavorare meno su, sugli oggetti, su certi dettagli, seppure restano sempre rilevanti, sono parte essenziale del, del suo stile, della sua scrittura, perché adesso può virare verso le battute chiave, sediali, ce ne sono moltissime nel film. Pensate quando aspetta di entrare dalla regina che ha appena dimesso, dismesso la sua corte i suoi, i suoi consigli il suo gabinetto i suoi consiglieri e lui è fuori e aspetta di entrare e c'è tutto il gioco ancora attraverso il dialogo sulla pronuncia sul fatto che lui non pronuncia bene e è un gag comico straordinario. Lui dice terribile in un modo, l'altro invece dice terribile con precisione eh, di pronuncia assolutamente straordinaria. Ci sono tutte le variazioni. Lui prende il sonoro e già costruisce una serie di variazioni fin dall'inizio. Eh? Ci sono tutte queste alterazioni maliziose della colonna sonora. Il litigio iniziale con, con Paulette, con l'amica francese, che ci arriva in francese. E ovviamente alla Lubisch ci arriva a frammenti perché il dialogo avviene dietro la porta del boudoir e noi non, non riusciamo a vederli fino a quando non escono. Il gioco che vi dicevo sull'accento parigino che, che si accompagna per tutto il film eh? dando in qualche modo ragione anche di, di illusi conflitti eh, sarebbe banale dire che c'è nel film il conflitto uomo donna in realtà sono tutti conflitti in qualche modo simulati l'ubis non nasconde mai la natura di gioco il suo testo. E mi piacerebbe pensare che Lubis, mentre gira il film, gioca col sonoro, cioè è come se avessero regalato al bambino un nuovo giocattolo e adesso deve eh, usarlo e cercare di usarlo, come fa il bambino col giocattolo, in maniera creativa. Il peso che hanno i rumori cioè sfrutta veramente tutta la colonna sonora. Eh? La musica, le canzoni, certo, le 13 canzoni, certi dialoghi e già la sapienza di dialoghista di Lubish, i rumori addirittura abbiamo detto i silenzi. Pensate ai colpi di bastone del maggiordomo che diventano imponenti quando entra la regina e quasi non si odono quando entra l'irrilevante principe consorte, perché poi la ribellione di Alfred avverrà proprio perché si accorge che non conta nulla, che è un motivo ornamentale. E questo produce nel finale, la sequenza del teatro è eh, da questo punto di vista assolutamente impagabile, eh, la sua rivolta. In, eh, non c'è ancora il sonoro nel ventaglio. Ma pensate al gioco: sui come si suona il campanello da gentiluomini oppure da amanti impazienti. E lì vediamo solo il gesto, non sentiamo il suono delicato del campanello gracchiante. Adesso può fare tutto questo. Ecco, non pensiate, però, che eh, occuparsi del nuovo giocattolo, allontani Lubisch da quello che ormai è la sua qualità di scrittura, cioè, per esempio, i margini la qualità allusiva che lui ha sempre affidato all'immagine, che ha affidato al montaggio. Perché, come il sonoro può, può annullarsi, può sospendersi dentro, dentro il silenzio, così l'inquadratura, il quadro può restringersi, può mascherarsi. E sapete che ogni volta che c'è questa restringersi del quadro, quella che abbiamo chiamato sovrinquadratura, l'inquadratura dentro l'inquadratura, o la dissolvenza, o l'uso di mascherini. L'Ubish lo fa perché vuole sottolineare il nostro ruolo di spettatori. Abbiamo detto che il cinema di Lubish è un triangolo, no? al vertice il regista, al lato il film, all'altro lato lo spettatore. Lubish ha sempre lavorato con questo rispetto e questa consapevolezza della presenza dello spettatore. Penso subito in coda a Lubish mettere Hitchcock per questo continuo pedinamento dello spettatore. Forse in Hitchcock c'è meno rispetto, è più calcolata la presenza e la valorizzazione dello spettatore. In Lubish è più amicale, più spontanea. Certo che nel momento in cui ci esalta, non dico che ci accusa, ma definisce il nostro carattere di voyeristi. Lo spettatore è spia dal buco della serratura. Ecco, non è un intruso, ma è in qualche modo uno spione. E qualche volta bisogna anche scherzarci con lo spettatore. Pensate al momento in cui la regina... Luis fa il bagno. E ne vediamo anche, no, non proprio la nudità, ma il profilo. Poi subito dopo arrivano le cameriere che si, si pongono davanti a lei e il nostro sguardo è in qualche modo impedito. Ma sta giocando e scherzando con noi, Lubici. Perché subito dopo ci fa vedere le gambe della regina che si immerge nell'acqua. Quali altri registi hanno così tanta attenzione al particolare? Pensate, tutto il primo appuntamento amoroso, ve l'ho già detto, che viene raccontato di fatto, giunge dalla finestra di fronte o dal buco della serratura in cui, da cui spia la governante. Ancora una volta è un richiamo. E la funzione che hanno in quella sequenza sia Jacques che Lulu, i due servitori, che sono sicuramente i nostri compagni di avventura visiva. O pensate ancora a alla grande sequenza che sta al centro del film del matrimonio al vescovo che riduce lo sposo a picciola cosa però noi al matrimonio possiamo guardare non possiamo essere invitati di prima fila e da qui l'angolazione dall'alto possiamo stare nel loggione Colazione dall'alto che governa anche la sequenza del teatro. Tutto questo lavorio, in fondo, qualcuno potrebbe pensare, ma ne valeva la pena. In fondo, quello che vediamo è un'operetta, la classica operetta viennese, ambientata in un esistente reame di cartapesta, che certo per lo spettatore americano è quasi una metafora dell'Europa, o se volete è l'Europa come piacerebbe essere immaginata dagli americani, è sempre questa consapevolezza dello spettacolo non dimentica mai la valenza spettacolare che ha il linguaggio cinematografico. Questo lo vediamo in maniera, direi, esemplare nella sequenza dell'apertura dell della stagione teatrale, dove scoppia di fatto la ribellione. Di un conflitto che abbiamo detto è lì per gioco. Alfred ritarda l'entrata nel, nel palco reale. No? Non a caso, Lubis inquadra la sedia vuota, perché si esibisce di malavoglia accanto alla moglie. Questo è il momento in cui c'è il rovesciamento. Alfred rovescia la situazione. E lo fa tra l'altro usando ancora una volta il gusto del, del dettaglio dell'oggetto, il cannocchiale potentissimo che gli offre l'ambasciatore dell'Afghanistan. Perché poi in questo incredibile regno che è Silvania, daranno questo nome anche a un, a un loro regno immaginario i fratelli Marx in uno dei loro film più fortunati. Guarda col, con un cannocchiale più potente. Prima guarda col cannocchiale e guarda le ballerine, ancora una volta in un gesto di voluto spregio e di tattico, strategico spregio rispetto alla donna che ama, ma che è la regina, cioè che lo ha in qualche modo accantonato, che lo ha in qualche modo sottomesso. Perché questo rinforzo del cannocchiale? Perché qui c'è il rovesciamento della situazione. Albert, da comparsa, da colui che è guardato, diventa guardante. Questo è vero però fin dall'inizio del film. Eh? Ci sono due momenti in cui eh, Maurice Chevalier ci guarda, fa una cosa che non si potrebbe fare se non dentro la costruzione di un gag comico. Sembra abbandonare la scena o abbandonare lo stesso dialogo e si rivolge a noi. Ci guarda. In un caso addirittura ci interpella, ci chiama. E quello sguardo in macchina all'inizio anticipa proprio questo rovesciamento che avviene nel, nel palco reale, dove lui da guardato diventa guardante, da sottomesso diventa dominatore, da servo in qualche modo, tra virgolette, della regina, diventa padrone, almeno del suo cuore, se non, se non del regno. abbiamo una vera e propria ribellione tenete conto che questo regno un po come il tema della vedova allegra tra i due film ci sono molte non solo la presenza dei due attori centrali ma ci sono molte assonanze no? regno inesistente dell'Europa dell'Est eccetera 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 ma c'è anche qui un problema di denaro. Là c'è la paura che la vedo a sposi qualcun altro e non versi più le sue tasse al regno. Qua c'è un finanziamento che l'America deve dare a questo regno lontanissimo dell'Europa. C'è bisogno di una ribellione, di una rivincita. ed è bello come l'ubisce prende il personaggio di Louise che è il personaggio che comanda e lo fa scivolare dal comando alla richiesta all'implorazione lui gli chiede più volte fino a quando lei non riesce ad avere il tono giusto che deve scusarsi che deve chiedere scusa e qui è il momento in cui la bisbetica se possiamo chiamarla così, viene domata. Ma non date una dimensione di serietà a questo, a questo rovesciamento. Eh. Siamo dentro il gioco, siamo dentro lo scherzo. E questa vittoria è una vittoria che la regina è ben lieta di, di concedere. Non si può parlare di vittoria, di sconfitta, di lotta tra i sessi. Questo diventerà il tema, negli anni 30, di molta commedia. Il Lubis non c'è mai, no? Semmai c'è la coalizione, partita 4. Perché il primato della donna non è mai in discussione? e la donna, che vi dicevo, non muove solo il racconto, ma muove il desiderio. E quindi il significato del racconto, cioè la costruzione, dicevamo nelle nostre serate, di quella straordinaria fenomenologia del desiderio che compone l'intera filmografia di Lubitsch. Del resto, nel mondo del musical, vedete, ci sono solo due generi cinematografici che hanno una struttura mitica in qualche modo, cioè assolutamente rigida, immutabile, che non si può modificare ed è proprio il musical, atempor assolutamente atemporale, e l'western, che anche che si anche se si colloca tra il 1820 e il 1904, credo se ricordo bene l'anno di morte della regina Vittoria, è atemporale. Come dimostra bene nella storia dell'Oester la terza fase, quando l'Oester da storico antistorico diventa mitico e l'Oester racconta miti universali. Se la struttura è così rigida, è così forte, è così definitiva, non ci possono essere conflitti. I conflitti sono strutturali, non riguardano tanti personaggi, quanto la costruzione di questa struttura stanno dentro questo mondo che è rigidamente strutturato secondo precise connotazioni poi si può scherzare e allora si può vedere far vedere come Alfred conquista Louise come il suo valletto conquista la sua donna, Jacques, anche se fanno parte del mondo basso, una battuta che dice Jacques è «Noi siamo gente comune». E si scivola ancora più in giù no? nel, nel rapporto tra il cane bastardo del conte e la delicata cagnetta di Luis, che definitivamente ci fa capire che siamo di fronte a un gioco dentro il quale non dobbiamo cercare come abbiamo fatto in altri film di Lubitsch una qualsivoglia significazione. Questo è Love Parade. Veniamo al film ben più importante che è cioè il Ventaglio, direi di Wim Merom o come si dica. Guardate che se uno pensa alla commedia di Oscar Wilde, che è del 1891, la prima, eh? diventerà, anche se spesso le sue commedie hanno, fanno questo miracolo, cioè riescono a comporre un intreccio sempre geometrico dentro un testo che brilla. Per le sue battute, per gli aforismi, per la consapevolezza che Wayne dà che quella battuta diventerà storica, che dilagherà, uscirà dal contesto, diventerà appunto un aforisma, sarà citata e stracitata, resta il fatto che siamo di fronte a un testo teatrale. Vedremo le trasgressioni che lui compie rispetto non tanto di storia, eh, ma proprio di strutturazione, che, che poteva sembrare come si fa a filmare un testo teatrale di Oscar Wilde che vive prevalentemente di battute e di battute fulminanti. Era una sfida non da poco, eh? anche se poi delle opere di Wine sono stati fatti i film. Ma i film che sono stati fatti non sono riusciti a liberarsi della loro maschera teatrale, della loro radice teatrale. Lui no, l'hanno interrogato più volte, ma non, non ha mai spiegato i motivi che l'hanno spinto a questa decisione che io trovo audacissima di adattare una commedia che vive di dialoghi per farne un film. Non, non abbiamo da parte di Lubisch una spiegazione. Lui ci riesce magnificamente, secondo me, usando pochissime didascalie, meno ancora di quanto il più... più spinto Sceneggiatore poteva prevedere. Tenete conto che di questo film Lubis non ha fatto solo la regia, ma ha fatto anche il montaggio. Quindi è autore in senso, in senso pieno. E riesce a, dirci, a raccontarci tutto attraverso l'immagine, giocando e insistendo molto con la costruzione, con lo spazio filmico con i movimenti di macchina, con i movimenti dei personaggi, cioè gioca proprio con la natura dell'immagine. Possiamo dire che alla prosa crudele di Oscar Wilde non c'è pietà, tranne che nel De Profundis, che è fortemente autobiografico, non c'è pietà nell'opera di Oscar Wilde. C'è la critica di una società che lo ha espulso, lo ha emarginato, ma che, di cui lui vede la totale ipocrisia, la totale falsità, la totale doppiezza. A questa prosa così crudele, arrabbiata potremmo dire, anche se è un'arrabbiatura che vuoi riesce sempre a comporre, a non esasperare mai nemmeno quando è più perseguitato, nemmeno quando esce di prigione. Dubis cosa contrappone? Un tono sicuramente più caldo, costruendo un testo molto intelligente sulle apparenze, sulla falsità delle apparenze, ma soprattutto su un testo ha quasi una sfumatura didascalica un testo che vuole insegnarci a guardare guardate che potremmo vederlo come un'opera meta filmica cioè come una specie di inno al cinema e Quasi un piccolo saggio che caratterizza le differenze, in maniera molto acuta, tra quello che è lo sguardo di uno spettatore a teatro e quello che è uno sguardo di spettatore al cinema. Vediamo almeno due delle trasformazioni importanti che vengono fatte. Una da L'Ubice e dal suo sceneggiatore. La prima è dilatare il tempo dell'azione. L'azione della commedia di Oscar Wilde stava dentro l'unità di tempo, si svolgeva non proprio in 24 ore, ma in 21 ore e mezzo. La commedia inizia alle 5 del pomeriggio e si conclude alla 1 e mezzo del giorno dopo. Quindi sta perfettamente dentro l'unità di tempo. E questa unità di tempo serve alla commedia per renderla non solo più agile, ma anche più frizzante, più incisiva. Qui l'Ubisce e il suo sceneggiatore invece dilata il tempo dell'azione. La storia non rispetta più l'unità aristotelica. Si distende addirittura in mesi. C'è come un lungo prologo prima che si arrivi alla festa del ventunesimo compleanno della Lady. Leggendo le pochissime didascalie riusciamo ad avere tutte le informazioni necessarie per comprendere che la drammatica posta in gioco sta dentro il compleanno. Direi di Winderman. Non, so, non possono far parlare i loro attori, vogliono ridurre al minimo il numero delle didascalie, quindi c'è la scelta di narrare gli eventi importanti che precedono il ballo, quindi di un prologo. Quindi il film inizia molte settimane, diverse settimane prima che abbia luogo il gran ballo, che sapete occupa buona parte del film. Quindi dobbiamo vedere la prima mezz'ora del film come una lunga messa in scena di tutti gli elementi drammatici, prima che la storia esploda. E poi c'è una seconda trasformazione. Quindi la prima trasformazione riguarda il tempo del racconto, la durata diegetica della narrazione. La seconda trasformazione riguarda i personaggi. Lubish intanto abbandona tutta una serie di personaggi secondari, mantiene il triangolo, che poi è un quadrato per la verità. Mantiene quattro personaggi chiave. Le due donne si chiamano tutte e due Margaret, madre e figlia, il marito e eh, Lady Darlington. Ma pur mantenendo questi quattro personaggi che sono necessari, indispensabili al racconto. L'Ubis incentra tutto sul personaggio di Miss Heidelin, la madre, piuttosto che sulla figlia. Potremmo dire che la figlia diventa in qualche modo, pur essendo la protagonista, suo il compleanno. Ma L'Ubis fa questa scelta. Attento cioè mette al centro, questa è la grande trasformazione, mette al centro della storia una donna perduta, che poi sarà Corei che compie il sacrificio, ma donna perduta, sacrificio, sono elementi di una commedia. O sono elementi che appartengono alla dimensione del tragico, del dramma. Perché il primo miracolo di questo film è proprio quello di mescolare, senza avvertire mai nessun disturbo, nessuna disincrasia, di mescolare commedia e tragedia. E questo avviene proprio scegliendo di mettere al centro del racconto, e sfruttando al massimo un'attrice straordinaria, questa Irene Rich, che vedete con quali costumi un po' deco per la verità veste. Lei è la vera protagonista tragica della storia. perché cosa accade cosa vediamo nel prologo che questa donna che è stata respinta esclusa da questa società bigotta falsa ritorna a casa è un'odissea ritorna a casa e cerca di farsi reintegrare non è la vendetta di Ulisse, intendiamoci, Ferse, beh, cerca di farsi riconoscere dal mondo che l'ha espulsa. Forse non pretende nemmeno che la riconosca la figlia. E infatti nel sacrificio finale non solo si è sacrificata per la figlia, ma non si mostra, non si rivela alla figlia. In questo modo non tradisce nemmeno l'ironia amara di Oscar Wilde, che però nel testo teatrale nasceva dalla tempestività degli avvenimenti, dal carattere meccanico implacabile. Qui invece nasce dalla verità del personaggio, che essendo tragico dentro una commedia, focalizza lo, lo sguardo è tutto focalizzato sul suo percorso, come se Rubis pensasse che la strada che deve fare questa donna, che questo nostos, che questo ritorno, si prestasse meglio a, alle qualità del cinema. E guardate che a seguirlo bene, questo straordinario racconto, che rasenta la perfezione. Potremmo dire che Lubin si riesce a trasformare un'avventura sociale in una dimensione da epos epica, appunto in un'odissea, ma che insieme è strettamente connessa allo sguardo. Perché cosa deve fare? La signora deve rieducare, lo si vede bene nella sequenza dell'ippodromo: eh? deve rieducare lo sguardo alla sua presenza e come in una tragedia deve affrontare gli dèi. che l'hanno espulsa, anche cercando di barare con quello che è stato il suo destino, eh? e infine per sacrificarsi in una superba, ma insieme misurata, esplosione di amore materno. Si può dire che il film di Lubic combina due storie, una realistica e una simbolica. Commedia e tragedia appunto. La commedia è realistica. La tragedia ha sempre una valenza simbolica. Entrambe, certo, diventano una dimostrazione di tutti quegli implacabili meccanismi di sopravvivenza che caratterizzavano la società vittoriana. Quindi, da una parte, questa dimensione tragica, dall'altra, la commedia sofisticata, divertente. Molti hanno detto un marivaudage, cioè un grande gioco sofisticato, non privo però di, di analisi, anche se, 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 se sembra che si disserti su piccolezze, da Marivaux, no? le commedie di Marivaux, grandi commedie del Settecento. Infatti, il termine marivodage viene da Marivaux. E intanto, dentro la vicenda di Miss Ireland, scopriamo una società ingiusta, patriarcale, in cui le donne sembrano poter avere soltanto due ruoli, l'innocenza, curitanea, Lady Linda, e invece l'immoralità. Signora Erlein. E la sua storia, abbiamo detto, assomiglia di più a, a un'odissea tragica. Il suo è il dramma di una mamma che si deve nascondere alla figlia e subisce quella che è l'umiliazione quotidiana dell'escluso che torna dall'esilio e che sembra debba pagare a vita i suoi errori passati. E allora questa commedia che, che ci diverte, non possiamo vederci all'interno, non vederci all'interno questo tenero dramma epico. Che insieme alla commedia ci farà vedere che il fondamento su cui poggia questa società, tutta giocata sulle apparenze, sul garantire l'ordine stabilito, si fonda sulla menzogna e sull'ipocrisia. è chiaro che è commedia allora abbiamo parlato del, del gioco sul campanello il personaggio di lord augustus immaturo innamorato che si trasforma quasi in un bambino capriccioso a contatto geloso quando entra vede il sigaro Guardate che sono le sequenze in cui Lubis è più comico e ironico insieme, ma non sposa mai il cinismo di Oscar Wilde. Guardate, straordinario, come racconta, avete in mente <coughs> il barbiere di Siviglia, la calunnia, calunnia un venticello. Guardate cosa fa Lubiscia all'ippodromo, come racconta il modo con cui un pettegolezzo si diffonde da bocca a orecchio, da orecchio a bocca, da bocca a orecchio, da orecchio a bocca. Tutta musica, eh? È vero quello che ha scritto eh, un critico famoso. Adesso non mi ricordo il nome, che dice che mai prima del, di questo film di Lubitsch il cinema aveva veramente parlato. Siamo nel 25. Però questo critico americano dice: È la prima volta che il cinema parla, che è così esplicito. E questo lo si vede proprio nel balletto del pettegolezzo. Infatti, anche la didascalia dice: Gossip, 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 scivola via. Ma non ha l'efficacia, chiaramente, delle immagini. Bocca, orecchio, bocca, orecchio, orecchio, bocca. Non a caso, nel testo teatrale, Lady Windermere, alla fine del terzo atto, dice le azioni sono quello che vi ho... la prima tragedia della vita, le parole la seconda, le parole sono forse le peggiori, le parole sono spietate. Io ogni volta che vedo questo film resto stupefatto di come la parte comica duetta con la drammaticità dei personaggi, in particolare dell'eroina, possiamo veramente chiamare così. lo spettatore che abbiamo detto è parte integrante all'inizio è un po' manipolato perché siamo in un mondo di apparenze e bisogna far capire allo spettatore all'inizio c'è una possiamo dire una manipolazione Entra Lord Arlington, tenta di sedurre Lady Margaret. Poi c'è un taglio brusco sul marito che legge la lettera, una specie di montaggio brutale. E lo spettatore, cosa puoi pensare? Cosa c'è scritto in quella lettera? È una lettera anonima. Dirà che Lord Arlington. Lei sistemando i posti nella prima sequenza ha messo vicino a lei, poi lo ha spostato. Forse è l'amante, e allora saremmo solo in una commedia, non ci sarebbe dramma. In realtà è la lettera della madre. Però Lubi ci ha quasi portato a pensare che in quel pezzo di carta. Un anonimo ha denunciato i sentimenti di Lord Arlington. Basta, adesso Lubici ci libera e ci, ci fa onnipotenti come è onnipotente lui e ci introduce in una storia che invece è molto più drammatica della banale sceneggiatura di una commedia. Adesso che ci ha insegnato, state attenti perché il gioco è profondo. Adesso che ci ha insegnato a diffidare delle apparenze, possiamo aderire anche noi allo sguardo onnisciente del regista. Siamo con lui. Questo gioco è uno degli incantesimi che contiene questo film. Quindi noi spettatori abbiamo una specie di iniziale calvario, che è però un calvario di iniziazione, non solo iniziale, ma di iniziazione, che ci permette di avere, adesso di sapere tutto. Adesso possiamo orchestrarci dentro. prendere atto di questa terribile società vittoriana. C'è una riflessione sull'ondiscenza dello spettatore cinematografico e su una certa sospensione che invece ha lo spettatore teatrale. Una variazione è fatta anche sul personaggio di Lord Darlington, che nella commedia è chiaramente il portavoce di Oscar Wilde ed è un personaggio cinico. Qui invece, anche se mantiene una certa sontuosità, padronanza, meglio ancora, lui vorrebbe educarla, la virtuosa giovane moglie, no? ma la vorrebbe educare attraverso il vizio. È un personaggio che non voglio dirvi che Lubisci addolcisce, ma in qualche modo ridimensiona. Anche se non è solo il vanitoso o il Don Giovanni, ma anche lui espulso, questo lo che tutti i personaggi dentro l'apparenza evidente della commedia abbiano una dimensione tragica che non hanno. Nella commedia di Oscar Wilde è tragica la società, è da cancellare quella società. Vedere, basta che guardiate con attenzione la composizione dell'inquadratura e io spero che l'abbiate notato. I personaggi sono sempre dentro dei riquadri, delle cornici, delle figure geometriche di cui muovendosi sembrano cercare ripetutamente i bordi, come se volessero evadere da una costrizione che forse è la coscienza del tragico del vivere. O all'opposto prendere tutto lo spazio possibile. È raro vedere inquadrature dove i personaggi sfruttano anche i bordi dell'immagine, che di solito lo spettatore, lo stesso spettatore, tralascia, soprattutto in basso. Dovete stare molto attenti a come vengono composti soprattutto i campi medi e i campi lunghi. Perché è su questi bordi dei campi medi e dei campi lunghi che Lubish tesse la sua narrazione. Ora li usa in senso espressivo per creare come delle piccole gag le tre signore pettegone che salgono su dal, dal bordo inferiore dell'inquadratura. Oppure imprigiona. Eh. Tenete conto che l'azione centrale, poi il cuore dell'azione, quello che copre tutto il tempo della commedia di Wilde, è un compleanno. È il ventunesimo compleanno. che allora era il raggiungimento della maggiore età. Quindi chiudeva il rito di iniziazione. E cosa scopre la giovane Margaret? Il prezzo del tradimento, la diseguaglianza sociale dei sessi, la verità del desiderio scopre che il passaggio alla maturità comporta la perdita dell'innocenza e rivela fino a quel momento, che è poi il momento della finale, quando le due donne si incontrano nel finale, madre e figlia. Il silenzio della madre diventa sacrale quasi. E capiamo che la vera moralità è esattamente è quella della, della profuga, dell'esiliata, è quella legata al sacrificio, non quella sostenuta dal puritanesimo di cui la, la giovane Margaret è figura. Di bianco vestita, l'altra di nero. Infatti, la giovane Lady continuerà a idealizzare la figura materna e qui si incontrano Aidel e Lubisce eh? perché stanno prendendo in giro proprio quello che è stato il grande idealismo dell'età vittoriana. Che era proprio fondato sullo iato tra l'ideale e la realtà. E siamo nel cinema muto, trionfa in questo racconto sacrificale. Perché il suo vertice è proprio, il sacrificio non è solo il momento in cui lei si sostituisce alla figlia e dice che ha preso per sbaglio il ventaglio, ma è il momento in cui non dice alla figlia. Tutto questo sacrificio si, si gioca attraverso quella che possiamo chiamare un'odissea di sguardi un continuo andare e ritornare degli sguardi, dove capiamo la grandezza della messa in scena di Lubisch. È fittissimo, tutto il film può essere letto come una fittissima trama di sguardi, sguardi che soppesano e giudicano le, pette le tre pettegole, sembrano le tre streghe del Macbeth, dell'inizio del Macbeth. Rovesciate, in chiave comica naturalmente, sguardi che testimoniano, sguardi che dicono speranze impossibili, l'amore di Lord Arlington, rivelazioni inattese, la confessione di Miss Irvine al marito alla. Il marito della figlia. Questi sguardi governano il racconto fin dall'inizio. No? Laddove lo avete visto, Lubisci alterna questi campi lunghi e campi medi, in un'ambientazione abbastanza imprevedibile, queste decorazioni che sono. Assolutamente magniloquenti, questi appartamenti dai soffitti altissimi, da, dalle porte gigantesche, quasi mostruose, che servono a Lubis per rimpicciolire questo mondo che si crede così grande, dominatore dei mari. questa composizione permette di segnare sia la distanza sociale tra gli esseri umani sia i momenti in cui la loro solitudine si fa piena e avvertono la loro fragilità in un mondo che è troppo grande per loro guardate che l'alternarsi delle inquadrature di questi giganteschi scenari, di questi giganteschi set, rafforza proprio l'impressione di quanto è stupida, sciocca la vanità umana e quanto è grande la fragilità dei personaggi. Alla fine la signora Erline è veramente un personaggio tragico. Del resto pensate alla fine della sequenza dell'ippodromo, quel dito che sembra spingerla fuori dal quadro che si va chiudendo mentre il buffo inseguitore la sta raggiungendo. Lì capiamo. E noi sappiamo che non sarà possibile per lei. Questo rinforza la sua dimensione tragica, una reintegrazione che avrebbe potuto coincidere solo con una confessione no? che lei non fa. E lei resta oggetto di cupidigia per i personaggi maschili e di pettegolezzo impietoso. Ed ha solo questo modo. Per sentirsi parte, tra virgolette, di quel mondo, che la allontana, la guarda attraverso i binocoli. Può anche ingannare la vigilanza dei servitori quando decide di andare. Alla festa del compleanno della figlia. Ma poi nasce l'equivoco, la sequenza in giardino, la siepe e l'altra siepe che sta in fondo al giardino, dietro la quale gioca la figlia, si muove la figlia. E anche questo è un film dove. I silenzi contano. Perché se le parole uccidono, i rari momenti di silenzio possono aprire all'invisibile, all'altro, fino a... fino a diventare rivelazione. Ecco, in questo film altro potremmo dire perché ci sono lo... dobbiamo anche vedere. Possiamo dire che questo film che è una storia abbiamo detto tragica e insieme contenuta dentro il superbo gioco di una superba commedia, ah, ci troviamo tutte le sorgenti che faranno il fascino del cinema di Lubitsch. Ma soprattutto in questo film troviamo il desiderio forte di Lubitsch di restituire come un atto di giustizia, All'essere umano tutta la sua autenticità, sia essa giocosa, gioiosa, sia essa tragica. Voilà.